Ciao amici del MyLab, anche oggi parliamo di falsi amici che incontriamo quando vogliamo usare dei dolcificanti alternativi. Allora, io e te abbiamo deciso di non mangiare zucchero o di limitarlo parecchio, in modo da non creare tutti quei problemi all'intestino, di non infiammare il nostro corpo rendendo più difficile gestirlo. Lo fa invecchiare prima l'eccesso di zucchero, giusto? Ecco, allora cosa possiamo fare? Possiamo assumere dei dolcificanti artificiali. O no? Oggi parliamo di questo, ma prima di tutto ti chiedo di condividere questo video con tutti i tuoi amici. Più persone sanno come fare una nutrizione personalizzata e meglio è. Apparentemente l'idea dei dolcificanti artificiali è fantastica, perché sai, ne ho parlato in un altro video, abbiamo degli organi di senso, che si chiamano papille gustative, che ci fanno capire se una cosa è dolce, è aspra, è amara e così via. Allora sarebbe bello provocare la sensazione di dolce sulle papille gustative in modo da appagare anche l'estetica del cibo, il piacere, il gusto del cibo, senza però buttare dentro un sacco di quantità di zucchero che poi alla fine abbiamo visto che ci inguaiano la salute. Un sacco di ricercatori si sono messi a trovare delle sostanze che provochino proprio questo effetto, cioè vanno sulle papille gustative e gli creano la sensazione di dolce senza essere zucchero. Alcune di queste cose sono avvenute per sbaglio all'inizio, cioè si sono capiti male un ricercatore e il suo assistente ed è venuto fuori l'aspartame, mi pare, o qualcosa di questo genere. Insomma, hanno scoperto un sacco di queste sostanze. Apparentemente questa era una soluzione e infatti all'inizio hanno fatto delle ricerche che hanno detto cavolo, la gente mangia meno zucchero e quindi ingrassa meno, c'è meno obesità, ci sono meno problemi. Sono zero calorie dopo tutto, quindi questo è positivo. Hanno un potere dolcificante che arriva ad essere centinaia di volte superiore a quello dello zucchero e quindi ne bastava una quantità piccolissima. Ne basta una quantità piccolissima. Sono economici da produrre. Hanno quantità molto ridotte, spesso sono semplicemente sostanze che si trovano in tutti i laboratori, facili da produrre. Ahimè, purtroppo anche in questo caso l'illusione è durata poco. Dopo un po' hanno cominciato a fare delle ricerche che hanno mostrato che sono pieni di difetti. Ce ne sono di tanti tipi, io sto parlando di questi, dolcificanti artificiali che non esistono in natura, sono per esempio l'aspartame, la cesulfame K, la saccarina sodica, il sucralosio, il ciclammato di sodio, il maltosio, eccetera, eccetera. Ogni giorno ne inventano di nuovi, quindi in realtà la lista si continua ad allungare. Ciascuno di loro ha qualche caratteristica che ne sconsiglia l'uso. Dov'è che li trovi soprattutto? Beh, li trovi facilmente dentro alle bibite gasate e zuccherate, o meglio, non sono più zuccherate, sono la versione diet o la versione zero calorie delle note Coca-Cola, Pepsi, Fanta, ecco, fanno sempre la versione con dentro questi dolcificanti. Fanno a meno sì dello zucchero, ma ci mettono questi dolcificanti. Come ti dicevo, all'inizio si sono accorti che in effetti il fatto di togliere lo zucchero provocava perdite di peso perché c'erano meno calorie e c'era una riduzione dello zucchero con tutti i vantaggi che andavano in quella direzione. Purtroppo questo ha causato anche nelle persone che venivano studiate dei mal di testa che venivano sempre più frequenti, variazioni d'umore. Aumento di peso a lungo termine, cioè se momentaneamente avevano un abbassamento del peso perché buttavano dentro meno calorie, per qualche motivo a parità di calorie ingrassavano di più nel futuro, a lungo termine, ed erano più probabili delle malattie che avevano a che fare con il metabolismo. A quanto pare, anche se gli studi non sono conclusivi, quasi tutti questi dolcificanti innaturali hanno degli effetti avversi sull'intestino ed ecco che per esempio chi ha già problemi di intestino e sono veramente tante le persone che ce li hanno dovrebbe evitarli il più possibile. Non si parla di prenderli ogni tanto, se tu li prendi 2-3 volte al mese tranquillo, cioè non è che stiamo parlando di una cosa oddio è un veleno, no, è che metterli nel corpo costantemente crea guai. Se ci pensi, questi vari sintomi che sono stati notati nelle persone che prendono dolcificanti artificiali somigliano molto ai vari problemi che si hanno quando l'intestino è fuori equilibrio. Mal di testa, variazioni d'umore, aumento di peso a lungo termine, malattie più probabili. Sono proprio cose indicative di una cattiva salute dell'intestino.
In effetti, molte ricerche, che puoi trovare anche tu su Google Scholar, se vai a digitare salute e, non so, accesso infame K, aspartame, vedrai che mostrano dei dubbi che creino dei problemi all'interno dell'intestino. Per esempio, nel caso del sucralosio, che viene considerato un dolcificante abbastanza sicuro perché non crea grossi danni, però capisci bene che dire questo è terribile, cioè non crea grossi danni, ti avvelena solo un poco. Stiamo parlando di cibo, dovrebbe essere perfetto, dovrebbe essere qualcosa che non ti avvelena proprio per niente, anche perché nel corso di una vita di cibo ne buttiamo veramente dentro tanto nel nostro corpo. Si parla più o meno di 30 tonnellate di cibo ingerito mediamente da una persona. Nel mio caso siamo più vicini alle 50 probabilmente, visto che sono un mangione. Quindi se questo cibo è anche solo un pochino inquinato, solo un po' velenoso, solo un po' sporco di qualcosina che non è naturale, beh, queste cose qua rischiano di accumularsi, si accumulano nei tessuti adiposi ed ecco che quando tu ce li hai nei tessuti adiposi rovinano la salute a lungo termine. La teoria più accreditata è che questi dolcificanti artificiali facciano produrre delle tossine ai batteri che sono contenuti nell'intestino. Quindi quello che succede è che questi dolcificanti artificiali arrivano nell'intestino, trovano i batteri se li mangiano e li fanno reagire male, gli fanno produrre neurotossine, tossine di vario genere, mentre invece questi batteri dovrebbero produrre neurotrasmettitori, dovrebbero produrre cose che sono utili alla vita, come le vitamine, li vengono prodotti in gran parte anche da lì, no? Quindi, anche se non sappiamo ancora molto, ci sono dei grossi svantaggi a usare i dolcificanti artificiali. Ci sono tanti dolcificanti invece naturali, alternativi allo zucchero, che possiamo consigliarti. Però te lo dico proprio così, noi abbiamo costruito tutta una serie di prodotti, di alimenti a bassissimo indice glicemico per servire quelle persone che non vogliono eccedere con lo zucchero, ma il punto principale è che bisogna vedere cosa fa bene a te. Non voglio fare discorsi a taglia unica, ecco perché abbiamo messo in piedi il nostro servizio di assistenza qui nel MyLab e se tu usi il link che abbiamo messo vicino a questo video, puoi contattare i ragazzi del team via WhatsApp, via email, puoi scriverci per chiedere informazioni su quali sono gli alimenti giusti per te e come fare a scoprirlo. Non è che noi lo sappiamo, va fatto qualcosa che sia oggettivo, un'analisi, un sistema per capire qual è l'alimentazione corretta, personalizzata per te. Insomma, utilizza questo servizio e vedrai che ti piacerà. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti invito al prossimo, intanto ti saluto. Ciao ciao!